Salve splendidi! Ma voi la sentite nell'aria questa atmosfera piena di d'amore? Ma certo che la sentite, perché? Perché? Perché siamo nella settimana di San Valentino e tutte le coppiette del mondo non fanno altro che scambiarsi effusioni per strada. Effusioni in ufficio. Effusioni in casa. Effusioni in macchina. Insomma, un po' troppe effusioni, Come sappiamo, l'amore è una cosa difficile, ma per fortuna noi conosciamo un esperto in materia. Exciting and new. Ci scrive Riccardino da Torino. Caro dottor Love, cioè io, qual è il regalo giusto per San Valentino? Ottima domanda per San Valentino, Riccardo da Torino. Ho fatto anche la rima, una baciata. Prendiamo il fidanzato medio. La sua vita di coppia è tranquilla, serena, senza scossoni. Ma un paio di settimane prima di San Valentino, guardate cosa succede. Amore? Sì? Amore? Sì? Amore? Ma niente, ti volevo solamente dire che ti amo. Ah, ti amo anch'io. Ecco, queste sono le prime avvisaglie che la maggior parte dei fidanzati non notano. Ma dopo pochi giorni, nuovi sintomi si manifestano. Amore! Senti un attimo cosa dice qui, Oroscopo. Per voi donne del cancro, il futuro sta preparando una bellissima sorpresa d'amore. Lo sai che non ci credo agli oroscopi, no? Beh, spero proprio che sia una sorpresa luccicante. E questo è il secondo segnale. Ma anche in questo caso, il fidanzato medio non ha ben capito di che cosa si tratta. Fino a quando non accade questo. Pronto? Carlo! Ciao! Ma perché è schiatone? Ma come, che giorno è oggi? Cosa? Ma perché, che giorno è oggi? Ecco, a quel punto il fidanzato medio va nel pallone. Salve, mi dia un pacchetto di cioccolatini. Mi dispiace, sono finiti. E va bene. Allora un pupazzetto di quelli buffi e teneroni, Sì. Finiti anche quelli. Ah, biglietti. Dei biglietti di un concerto romantico. Finiti anche quelli. E che c'è rimasto? La ringrazio. E quando arriva il momento del regalo, sapete che cosa succede? In realtà,
La vostra ragazza vi ha già dato abbondanti indizi su cosa volesse ricevere. Guardiamo insieme. Notato niente di strano in questo gesto? Ma vediamo più avanti. Spero proprio che sia una sorpresa luccicante. Una sorpresa luccicante. E poi quel gesto con la mano? Ma che cosa vi starà comunicando? L'avete capito o no? No. 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 No, 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 certo che no! Un anello, babbeo, un anello! Quindi, regola numero 3. Diteglielo direttamente. E anche questo caso è stato risolto. Ma se a voi è rimasto ancora qualche dubbio e volete risolverlo, non esitate a scrivermi sulla mia pagina ufficiale, Angie to Gulp. E state certi che o io o il Dottor Love vi risponderemo. Inoltre, continuate a mandarvi le vostre foto mentre fate to Gulp. Fate come loro. Bene, adesso è il caso che io vada a preparare qualche cioccolatino, magari abbinata a qualche bella frase. Frasi come questa. Tutti credono che la propria dimora debba trovarsi in un posto. Io l'ho trovata in te. Besitos!